Allora Maurizio Polverini, che finalmente ha avuto, dobbiamo ringraziare l'Arezzo, ha avuto i visti e i pass. I visti, che sono i visti. Io sono abituato con la Russia. Sono abituato con Pupo. Sei bolscevico dei visti. Sì, bravo. No, ringrazio anche l'addetto stampa Nicola Brandini, sono molto gentile, molto celere. Nicola Brandini. Sì, cortese, perché io ho fatto la richiesta del pass per lo stadio, diciamo venerdì, già lui sabato me l'aveva già preparato, soprattutto mi aveva anche avvisato. Esatto. Purtroppo, Leo, ti faccio vedere. Famoso spettatori circa tre. Non è che c'era molta gente, questo è faceva la rita. È lo stadio 10 minuti prima della partita, desolatamente deserto, come potete vedere. Perché era giocato a porte chiuse. E quei pochi che si vedono se ne sono entrati dalle finestre. No, i pochi che si vedono sono i dirigenti delle due squadre, i giocatori chiaramente della rosa delle due squadre e i giornalisti. Ora te mi devi dire, il calcio così. Come può andare a finire? Sinceramente il calcio così, e non solo la Lega Pro ma anche i dilettanti senza pubblico non hanno ragione di essere, perché è vero che il calcio di Serie A ha Sky, alle televisioni, ai sponsor, che permette anche di andare avanti indipendentemente dalla presenza del pubblico. Il calcio di Serie B, di Lega Pro e dilettanti senza pubblico, purtroppo in questo momento abbiamo delle problematiche superiori anche al gioco del calcio. Effettivamente anche la Serie A secondo me ha poco senso farla giocare in queste condizioni indipendentemente dai sponsor, ma qui ci sono persone, diciamo, più alte noi che devono decidere. Per quanto riguarda l'Arezzo, veniamo da un pareggio di giovedì a Gubbio 1-1 che aveva riacceso un po' la fiammella. Domenica abbiamo perso 3-0 con questa squadra di Verona, una squadra equilibrata, il Vitus Vecompagnano. Devo dire che l'Arezzo il primo tempo, i primi 20 minuti non ha nemmeno giocato malissimo, si è mangiato la rete clamorosa con Bonaccorsi, con lo stop davanti alla porta solo, poi abbiamo subito la rete sull'indecisione del reparto difensivo, compreso anche il portiere, e poi dopo un rigore sciagurato nel secondo tempo. È vero che mister Potenza ha delle colpe, può avere anche dei limiti dal punto di vista tattico, ma la squadra in questo momento mi sembra una squadra molto leggera, come ho già detto Leo, e manca di alcuni elementi fondamentali tipo il portiere, un altro centrale di esperienza, almeno un altro centrocampista. È un girone difficile, Leo, l'abbiamo già detto. In più abbiamo una squadra deboluccia, sinceramente le previsioni non sono rose. Vediamo ora, domenica abbiamo la trasferta molto difficile con il Carpi, poi abbiamo un ciclo di ferro con altre squadre, vediamo se rientra anche Belloni, se rientra Borghini, però sinceramente qualcosa questa squadra manca. Speriamo rientrino infortunati, perché vedi anche la Mezia Maria per esempio è infortunata in questo momento, quindi non può giocare. E lei che ruolo? Mezzo litro. Di solito delle Moncelle. Facciamo anche due battute, perché il momento necessita anche di questo. Buona giornata.